Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio. Oggi modificheremo la mia stampante. Toglieremo questo vecchio alimentatore, che è uno dei classici alimentatori delle stampanti 3D, e lo sostituiremo con uno da server che ha una buona potenza e sicuramente in output ha una tensione molto più stabilizzata. Buona visione! Allora, come prima cosa togliamo questi due blocchetti qui, perché hanno un cuscinetto che mi tengono la barra trapezoidale. Questo non va bene perché tutti i difetti della barra vengono trasferiti all'asse X, quindi non va bene. Ok, svitate queste due viti qua, riusciamo a togliere questo pezzo qui e sfilare questo. Ora dobbiamo togliere questo cuscinetto qui, che era quello che teneva la barra trapezoidale. Basta fare un attimo di forza, viene fuori. Ok, è uscito il cuscinetto e questa possiamo rimetterla su. Quindi questa va qui, questa va qui, riallineiamo la barra. Ok, per inserirla e riavvitarla. Le viti qui, e questo abbiamo sistemato, bloccato, e questo è un po' libero. Questo è l'alimentatore che ho montato sulla stampante da un po' di anni ormai. Sono i classici alimentatori che si trovano su Amazon. Gli ho connesso questo interruttore smart, che così potevo comandarlo via Alexa e via Google. Però inizia a fare brutti rumorini, e dato che ho trovato questo bellissimo alimentatore da server, ho pensato di togliere questo qui e installare questo qui, che volendo anche la sua scheda con mi sembra siano dei back converter a 5 volt, quindi avrei tutte le tensioni che mi potrebbero mai servire. Adesso togliamo questo e proviamo a vedere come sistemare questo qui in modo da poterlo utilizzare. Qua abbiamo tutti i contatti, sono in uscita 12 volt, e se facciamo contatto tra questi due pin qua con il segnetto possiamo attivare l'alimentatore. Quindi smontiamo il vecchio alimentatore. Bene, questo qui era il vecchio alimentatore 30A 12V. In realtà funziona ancora, però quando il piano si accendeva assorbiva picchi di corrente e faceva un brutto click, quindi non mi fido più di tanto a lasciarlo lì a funzionare ore e ore. Comunque, in caso questo è utilizzabile per altri progetti. Questo qua è il nuovo alimentatore, come si può vedere 12V 60A, quindi di corrente ne abbiamo finché vogliamo. 750 watt. Io ho due alimentatori da server, questo qui che funziona tutto, quindi quando vengono cortocircuitati questi due pin qua l'alimentatore inizia a erogare la tensione corrente. Questo qua invece, questi due pin di accensione e spegnimento non funzionano, infatti l'ho scritto qui per sapere qual era uno e qual era l'altro. Quindi utilizziamo questo anche se non ha l'accensione e spegnimento controllata, perché tanto a noi non serve.
facendo due test su questo alimentatore qui, che è quello che ha l'accensione e spegnimento che non funziona, ho notato che misurando la tensione tra questo pin qui, che è il GND, e questo qui, che adesso segna 12 volt, quando la tensione di alimentazione manca, questo qua va subito a zero, però l'alimentatore non si spegne. Facciamo un esempio. Io adesso spengo la corrente, va giù subito a zero, però l'alimentatore continua ad andare. Lo riaccendo e ritorna a 12 volt. Questa funzione qui potrebbe esserci utile per poter controllare quando la tensione di alimentazione c'è o non c'è, per poter salvare la percentuale di stampa e poter ricominciare una volta ritornata la corrente. Per fare le connessioni tra questi pin qua in uscita dell'alimentatore e questi cavetti qua, che sono i cavi di alimentazione della stampante che poi vanno alla scheda madre, dobbiamo crearci una sorta di schedina dove possiamo connettere facilmente o i Faston o qualche altro tipo di connettore direttamente all'alimentatore. Quindi per collegare questi pin qua ci serve un adattatore. Ho pensato di usare un po' di questi connettori qui a morsetto, così con la vite possiamo stringere i vari cavi. Va bene sia per i cavetti più fini che quelli con questi tipo di connessioni qua, perché come si può vedere entrano bene, poi si possono fissare con col cacciavite e la vite stringendo e qua non escono più. Qui ho un sacchettino pieno di questi, si possono usare tutti quanti, comunque gran parte, per questo adattatore. Per connetterci al nostro alimentatore utilizziamo questa mille fori qui, che è sufficientemente larga per potersi connettere ai pad e ci permette di inserire i nostri morsetti uno in fianco all'altro in questa maniera qua. Dopo possiamo fare 3 di qua, 3 di qua, dove abbiamo 3 per il più, 3 per il meno, e abbiamo i nostri morsetti per connetterci con i cavi della stampante. Ok, quindi adesso abbiamo appena saldato tutti questi connettori qui, quelli a vite, sono molto solidi, quindi possono andare bene per l'applicazione che dobbiamo fare noi. Quindi per fare la connessione tra questa scheda qui e l'alimentatore possiamo prendere una punta da trapano, fare dei fori su questi quattro pad qua, uguali e coincidenti sul nostro adattatore, forarli, aggiungere una vite e dovremmo aver fatto. Ok, abbiamo finito di fare i fori, come si può vedere è bello solido. Adesso dobbiamo fare un test per vedere se conduce correttamente la corrente da una parte all'altra. Praticamente è un cortocircuito, quindi io direi che va molto bene. Per evitare di far cortocircuiti su questi pin qua e di qua, aggiungo un pezzettino di nastro isolante, così evitiamo di fargli far contatto con queste vie qua. In uno dei miliardi di cassetti qui in laboratorio ho trovato queste piccole barrette metalliche, dovrebbero essere zincate, non so se sia puro zinco, ma non penso. Comunque sono zincate e quindi si riescono a stagnare. Infatti dentro questa scatolina qua, dove le ho trovate, ho un'altra che ho già provato a stagnare. Vediamo se la trovo.
eccolo qui. Infatti, come si può vedere, lo stagno rimane attaccato. Quindi queste vanno proprio bene per fare la connessione tra il nostro alimentatore e la parte sotto del nostro PCB. Quindi proviamo a saldarle. Prendiamo questi due cavi in rame e li utilizziamo per fare le connessioni dalle viti fino ai nostri morsetti. Quindi questo è il risultato finale. Sotto abbiamo fatto le nostre saldature, connesso tutti i connettori a tutte le viti. Adesso dobbiamo montarlo e vedere se funziona. Ora con il tester proviamo a misurare tra il meno e il più qual è la tensione. Speriamo di aver fatto le connessioni giuste, altrimenti vedremo qualche esplosione. Connesso, accendiamo, non è esploso niente, questa è già tanta roba. Proviamo e abbiamo 12 volte 5, quindi perfetto. Quindi passiamo al PC e vediamo come disegnare il case per questo alimentatore qui. Il modello 3D è questo qui. Ho creato tre sostegni, uno sopra, uno sotto e uno che tiene fermo il tutto. Sotto ci sono i fori per collegare i cavi e tutti questi pezzi stampati verranno ancorati sulla struttura con delle viti M3 e dei bulloni incastrati nelle parti stampate. E ho preparato tutti i pezzi stampati con dei bulloni M3 inseriti a pressione qui e basta, perché questo qui lo usiamo avvitando direttamente la vite nella plastica. Questo è il risultato finale, è bello solido, questo qua da qui non può scappare, può solo essere sfilato in verso l'alto, ma dopo verso l'alto c'è questo che lo blocca, quindi non è quello un problema. Da davanti come se fosse normale, poi la spina verrà collegata qui e farà il giro. Ho deciso di fare una prolunga perché non avevo cavi sufficientemente grossi qui in laboratorio, quindi ho fatto questa prolunga qui molto corta. Quindi adesso possiamo tirare i cavi e farli uscire un po' più lunghi di qua. Ecco, risolti parte dei problemi della stampante. Quindi abbiamo tolto il cuscinetto all'interno di questo, che così abbiamo la barra libera e tutte le imperfezioni della barra non vengono trasmesse nell'asse, sia a destra ovviamente che a sinistra. E poi abbiamo aggiunto l'alimentatore da server per evitare che quell'altro esploda, perché quell'altro, che è questo qui,
cominciava a fare brutti rumori quando il piano scaldava, iniziava a fare brutti ticchetti, quindi ho preferito cambiarlo. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi. Come sempre vi lascio la mia pagina Ko-fi dove potete comprare le mie schedine o fare una piccola donazione per supportare il mio lavoro. Ho anche creato un sito dove caricherò tutti i miei progetti e qualche anteprima di altri. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Alla prossima! E la magia ancora più bella, eh? Alexa, spegni la stampante. Magia ancora di più!